pensavo fosse, ma non passavano più, passava più. Alla fine ho chiamato l'ambulanza e mi ha fatto la prelievo. Poi di là prelievo, il riporto. Poi mi ha fatto l'attacco, forza, forza Luca! Non entrare per forza Luca! Sì, una marea di fame. Grande. Bravi. Sì. Mica che piove. Vieni più avanti Davide, stai andando in porta! Me l'ha dati i pugni, però... Niente da fare. Doveva darti la fatti con più cattiveria. Sì. No, me la sono vista brutta, veramente doloroso, Oscar, non lo augura nessuno. Sei in line. Buongiorno a tutti amici. Eccoci collegati per il secondo tempo di questa amichevole, ultima della stagione, Yuri e me. Novara contro Alpignano. Stiamo conducendo 4-0. Primo tempo è finito su 4-0 per i nostri. Giornata afosa anche oggi, vedo. Alpignano, squadra di Torino, a nord-ovest di Torino. Attenzione, azione pericolosa. E il portierone Ferrari respinge. Caci, è vero. In campo siamo. È vero. Allora, vediamo subito le formazioni, Iori. Quindi abbiamo detto Caci in porta, coppia difensiva Bonetti, Raiola Gurzi, quindi Raiola, attenzione, e c'è il gol. Gol dell'Alpignano. Gol subito in apertura dell'Alpignano su calcio d'angolo, Iori. 4-1 adesso il risultato. Dicevamo quindi Raiola e Gurzi in difesa, coppia di centrocampo Ghiotto e Zonca, in attacco vedo Lecischi con Megazzini, fascia destra Ferrò Fabiano, fascia sinistra Perina, questi nove che sono in campo in questo momento sul campo numero 3 di Novarello. Seguiamo subito un'azione con Ghiotto, avanza Ghiotto, palla al piede, recupera la palla all'Alpignano, prova a ripartire, palla lunga, Ico Raiola di testa, ma gioco fermo. Poi lo tengo io. Perina guadagna un calcio d'angolo, vediamo. Ultima partita, come dicevamo, Iuri, dei nostri, di questa stagione assurda, con mille complicazioni, ma alla fine siamo riusciti a portare in porto anche questa stagione. Calcio d'angolo, palla in mezzo, respinge la difesa del Pignano che prova a ripartire in contropiede. Attenzione, 3 contro 2. 4 contro 2 adesso, rientra Fabiano per fortuna, va via Gurzi, non loro attaccante che tenta il tiro, palla alta. Comunque i due attaccanti sono entrati adesso nel secondo tempo e hanno cambiato anche il loro gioco. Sì, sono sì. Stati più sì. Aggressivi, il primo tempo primo non tempo, si vedevano il primo tempo erano più passivi, si vede che hanno subito il fascino di giocare a Novarello. Megazzini è rientrato in difesa, palla lunga per Perina, Luca Lecischi lotta su questa palla ma respinge la difesa. Ghiotto cerca una soluzione, salta l'uomo e si mette in proprio, palla per Zonca cerca il passaggio per Megazzini, tutto chiuso, ancora Ghiotto che va al cross, palla interessante per Megazzini, un po' lunga, azione pericolosa. Di allungare sempre sto piede, ti salta.
Siamo al quinto di questo secondo tempo, Iuri. Riparte l'Arpignano. Palla lunga per il numero 15, Ico Raiola. Difende la palla che sfila sul fondo. Riprende Caci, palla per Lecischi che mette giù, si gira e punta l'area. Si apre Ferrò, contrasto e guadagna un calcio d'angolo. Calcio d'angolo alla battuta Ferrò, entra in aria Ghiotto e Zonca appostati fuori dall'area. Adesso Ghiotto si fa vedere, eccolo servito, si libera, la gioca indietro per Raiola. La mette in mezzo per Lecischi che prolunga, palla sul portiere. Rinvia il portiere, recupera Ferrò, ma c'è un difensore che è dell'Arpignano che la prende. Adesso Raiola, Ferrò. Chiuso da due Ferrò. Palla in out. Perina di testa, palla lunga per Magazzini che si lancia comunque la rincorsa, ma la palla esce, rimessa laterale per Arpignano, riprende subito il gioco, ancora rimessa. Raiola respinge, Zonca alla ricerca del pallone, gioca indietro l'Arpignano, si sgancia il loro numero 5. Zonca ancora, interessante palla per Luca. Chiude la difesa in fallo laterale. Abbiamo anche il portiere, Marco, se vedi che è libero puoi giocare da lì. Si scambiano le posizioni adesso, Zonca e Lecischi. Quindi Zonca più avanzato di Lecischi, Lecischi a centrocampo con Ghiotto. Lecischi per Zonca, Ferrò, Zonca, mette giù la palla a Zonca, palla all'indietro per Ghiotto. Ghiotto fermato, riparte, però Raiola ferma benissimo ancora per Ghiotto. Lecischi, bella azione dei nostri, palla lunga per Ferrò, troppo lunga, palla sul fondo. Ferrò. Ancora l'Arpignano che in questo secondo tempo, Iuri, ha un'altra marcia rispetto al primo, mi sembra. Proprio ha cambiato atteggiamento, o forse i nostri si sono un pochettino rilassati. Hanno inserito due o tre ragazzi che non giocavano in primo tempo e si vede che fanno la differenza. Poi caro Antonio non ha visto il secondo portiere, ancora non è entrato in gioco loro. È un portiere molto è un portierone particolare. È entrato Di Gioia, Iuri, mi sembra, al posto di chi è che è uscito? Zonca. Quindi coppia di attaccanti ai Magazzini Di Gioia. È entrato Digio. Urzi rincorre questa palla, arriva prima lui, cerca di saltare l'uomo però viene fermato, attenzione, il numero 16 da solo,
da solo in aria Iuri, meno male che non ha trovato la palla. Digio, ancora l'Alpignano che spinge in questo secondo tempo alla ricerca del secondo gol. Attenzione ancora il numero 10, tenta la battuta al volo. Megazzini da sponda per Ghiotto, ancora Megazzini, bella azione, salta l'uomo Megazzini, è costretto però a tornare fuori dall'area e guadagna un calcio d'angolo. Buonissima azione di contropiede dei nostri. Calcio d'angolo alla battuta Le Cischi. Palla in mezzo sfiorata dai loro difensori. Ancora calcio d'angolo. No. Palla loro. Che riprendono subito il gioco. Palla lungo fascia. Cambia in vista anche per l'Alpignano. Cambia l'attaccante, il loro mister. Fisicamente è molto bravo. Sì. Soprattutto in secondo tempo si vede anche il gioco. Sì. È vero. Cioè con la primo tempo non c'è niente a che fare. Ancora in avanti Ico Raiola. Grande Ico, esce palla al piede, viene colpito però sulla gamba d'appoggio, sullo slancio. Speriamo che niente di male. Rimane a terra, vediamo, interviene mister Ieraci a soccorrerlo. Duro colpo preso da Ico sullo slancio, però non c'era una volontarietà, secondo me, Iuri, dell'avversario. Quindi rientra Bonetti al suo posto. Ed esce un sofferente Ico. Palla lunga di Le Cischi, interessante per Megazzini, ma arriva prima al portiere. Gurzi, ancora la palla, arriva prima l'Alpignano, vediamo Bonetti, ancora il numero 11, si libera, attenzione, ancora Gurzi però, ancora però loro, ancora il loro numero 11, molto veloce, Gurzi. Fallo per loro, Iuri, ci stava tutto. L'ho fatto prima. Ti do? Fai un po' il giro. Attenzione l'Alpignano però, Iuri. Ci stiamo distraendo. E subiamo il secondo gol. 4-2. 2-0 il parziale di questo tempo, incredibile. Sono da 4 rilassati, ragazzi. Troppo. Però dobbiamo stare attenti perché la partita è ancora lunga. Se vogliamo portarla a termine, vediamo un po'. Ferrò, lo tieni lì, non si gira, Mattia, braccia larghe, Matti. Però scivola, subisce però il fallo sul rientro. Il gioco diventa duro, eh. Sì, giustamente loro adesso ci credono, Iuri. Quindi mettono in campo tutto. Se riusciamo noi
cambiare un po' atteggiamento. Sì, sì, un po' troppo rilassati. Questa è una buona occasione però a Iuri per portare il risultato sul 5-2. Una punizione dal vertice destro del nostro attacco. Sulla palla Alessandro Ghiotto col suo sinistro. Due opzioni per lui. O il cross o il tiro diretto in porta. Barriera 3. Barriera 3, parte Ghiotto, rincorso, il tiro, attenzione, traversa, bel tiro. Traversa, e anche quest'oggi prende la traversa Ghiotto. Cacci, Bonetti, ancora su Cacci, rinvia Cacci, però l'aggancio al numero 7 che prova subito il tiro. Abbiamo rischiato anche questa volta un po', Iuri. Non serve, giochiamo sull'uomo. Giochiamo palle semplici. Ghiotto va a prendersi questa palla, però scivola, attenzione, l'uomo da solo. E Cacci evita il terzo gol, un altro rischio Iuri, un altro rischio. Siamo passati per prendere. E diciamo che l'Alpignano sta meritando. Sì, questo secondo tempo è secondo tempo loro. È tutto per l'Alpignano. Hanno già rischiato di fare terzo gol almeno altre due volte. Calcio d'angolo, vediamo, palla a vuoto, esce Cacci, ancora il numero 16, va al tiro, respinge Ferrò. Altro calcio d'angolo, altro mucchio in aria. Battono molto bene il calcio d'angolo, Iuri, perché, sì, portano, perché sono alti anche, portano in attacco gli ragazzi dei loro difensori, portano in attacco a colpire di testa, che sono molto alti. Ma dobbiamo essere veramente attenti. Sì. Quale ministero? Eccolo qua, il calcio d'angolo, ancora libero, ancora Cacci, respinge con l'uomo a un passo da lui. Vediamo se riusciamo a fare il contropiede, vediamo, palla lunga per Megazzini, ma il portiere in vantaggio che respinge. Bonetti per Ferrò, allunga la falcata, Ferrò, ma arriva prima il numero 5 dell'Alpignano. Che si gira e riparte, supera metà campo, attenzione, bella azione, palla filtrante, esce Cacci, Perina, va via l'uomo Perina e galoppa sulla fascia sinistra, è costretto a fermarsi, anzi no, si gira, ne salta uno, punta adesso l'area di rigore Perina, si fa vedere Megazzini, va il tiro Perina, guadagna un calcio d'angolo. Bravo Tommy. Respiriamo Iuri dopo un 5 minuti di apnea, sì, dove abbiamo rischiato. Ci siamo andati. Abbiamo rischiato di prendere più e più gol. Come l'Italia ieri in secondo tempo. Sì. Vediamo un po', a calcio d'angolo, Lecischi, mucchio selvaggio in mezzo, palla buona, Perina di testa. Però la palla va sul fondo, ha fatto il massimo da quella posizione, marcato da un difensore. Riprende l'Alpignano col loro portiere. Siamo entrati nell'ultimo minuto del secondo tempo, perciò... Sì, siamo, 2-0, siamo oramai gli sgoccioli di questo secondo tempo. Ferrò, attenzione, la palla non esce però. L'Alpignano, sono in due liberi di là, esce Cacci, bravissimo, fa sua la palla. Parte Gurzi. Lotta in velocità con il numero 10, che ha la meglio. Più grossi di noi. Sì, hanno il passo più lungo, mi sembra, sì, del nostro. Sono più alti, sicuramente, poi fisicamente. È l'ultimo minuto, mancano 15 secondi. Poi magari c'è qualche
fallo laterale. Ghiotto. Ghiotto si gira, Ghiotto cerca un compagno libero, ancora Ghiotto costretto però al cross, ma lì c'è solo il portiere, fa sua la palla e rinvia subito. Bonetti, Ragazzini rincorre il loro difensore, ripartono ancora loro, però Gurzi è costretto a mettere la palla fuori. No, ancora buona, la prende Perina che serve Ghiotto, ancora Ghiotto, Ghiotto trova un bel corridoio per le Cischi che serve Digio, Digio per Ferrò, ma si poteva anche tirare da lì Iuri forse. Bonetti anticipa l'azione dell'attacco dell'Alpignano e riparte lui, palla al piede, arriva sul fondo, ecco il cross interessante, palla lunga per Magazzini. E finisce qui, Iuri. Tempo parziale 2-0 per Alpignano.